Quando si parla di risparmiare qualche soldo sulla strumentazione foto o video, è impossibile non cadere sull'argomento usato. Oggi sono qui a farvi questo video per raccontarvi quello che secondo me è indispensabile controllare quando si va ad acquistare della strumentazione già utilizzata da qualcun altro. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. In particolare andiamo a parlare di strumentazione e di strumentazione usata. Ma prima di cominciare io vi chiedo come sempre un supporto a questo canale mettendo un like a questo video, potete anche iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e se attivate la campanella non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Come sempre questo canale promuove il consumo consapevole ed ecosostenibile, infatti oggi vado a farvi un contenuto su merce di recupero sostanzialmente. La prima cosa che vi dico, e la dico sempre, è: ragazzi, ricordatevi sempre che l'usato, per quanto possiamo fare del greenwashing per ridere, l'usato per quanto mi riguarda è un po' sempre una sconfitta, nel senso che io non posso permettermi o non voglio permettermi di acquistare una cosa nuova. Vi dico questo perché, non per scoraggiarvi dall'acquistare dell'usato, ma semplicemente per dirvi che se non riuscite ad acquistare il pezzo nuovo, può essere una fase di transizione, può essere un momento in cui state ingranando, però ricordatevi che se state facendo questo, soprattutto di mestiere, dovreste riuscire a permettervi il nuovo. Se non riuscite a permettervelo, c'è un problema. Parimenti, se siete degli amatori, se non riuscite a permettervi una camera di un certo tipo, probabilmente non ne avete neanche bisogno. Per cui il mio consiglio è ai professionisti: se non riuscite a permettervi il nuovo, cambiate qualcosa, state facendo una politica di prezzi sbagliata, state puntando su una nicchia non profittevole, cambiate qualcosa, perché se siete professionisti dovete riuscire a comprarvele le cose. Se invece siete amatori, anche lì fateci una pensata, perché se il prezzo è proibitivo per voi, probabilmente vuol dire che vi stanno vendendo qualcosa che non vi serve, state comprando una roba troppo costosa e potreste prendere qualcosa che costa di meno. Nel momento in cui acquistiamo un usato, dobbiamo sempre essere consapevoli che è qualcosa che è già stato utilizzato. L'attrezzatura fotografica e video è come una candela. Quindi nel momento in cui noi acquistiamo una candela che è già stata accesa da qualcuno, dobbiamo per forza di cose aspettarci che l'oggetto che abbiamo comprato avrà una vita più breve piuttosto che se l'avessimo comprato nuovo. Per questo vi dico che l'usato è un po' una sconfitta. Fondamentalmente stiamo pagando di meno, ma stiamo comprando un qualcosa che ci lascerà a piedi prima, costringendoci a investire altri soldi prima. Detto questo, andiamo a vedere quali sono le cose che bisogna assolutamente verificare quando si acquista dell'usato. Cominciamo dai corpi macchina. Nel momento in cui io acquisto un corpo macchina, le cose da verificare sono innanzitutto che ci sia stata una revisione del corpo macchina abbastanza recente. Questo che cosa significa? Quando io compro in un negozio o presso un service di qualche tipo, c'è quasi sempre la revisione inclusa sul mio acquisto, perché si sa benissimo che quando manca la revisione sei senza garanzie e stai comprando completamente al buio. Una revisione significa che si è fatto quantomeno un accertamento sulle condizioni del corpo macchina e si è verificato, per esempio, che l'otturatore meccanico sia in buono stato, si è verificato il perfetto funzionamento di tutti i bottoni, il perfetto funzionamento del monitor, delle ghiere, dell'oculare, di qualsiasi cosa, degli innesti, quindi si è controllato che funzioni tutto a dovere. In assenza di questa revisione io non posso sapere veramente che cosa mi sto comprando, e questo succede soprattutto quando si compra da privati, perché ovviamente i privati hanno dei prezzi un po' inferiori perché stanno cercando di sbolognarvi qualcosa che non usano più, non la usano più chissà perché hanno smesso, si sono stufati del loro giochino, hanno comprato una cosa più figa, oppure l'hanno scassata e allora se ne vogliono sbarazzare, stanno cercando di rifilarvi una sola, che quello è il rischio. Costa poco, perché altra cosa che bisogna sempre verificare è se c'è stata una revisione recente, probabilmente vi riportano già da subito questo dato. Se questo dato non è riportato, dovete richiederlo assolutamente, è il numero degli scatti registrati dall'otturatore della camera che state acquistando. Questo perché la nostra candela è già stata accesa da qualcun altro e parte della candela è già bruciata. Ok? Questo si misura in gran parte con gli scatti effettuati, perché le fotocamere hanno un numero massimo di scatti garantiti dalla casa madre. Vi faccio l'esempio di Canon, che conosco molto bene, ma siamo più o meno sulle stesse fasce anche per i competitor. Di solito una fotocamera Canon di fascia alta è garantita per 150.000 scatti, non di più. Questo che cosa significa? Che a 150.000 si rompe ed è da buttare? No. Io vi posso dire che ho visto delle fotocamere Canon, ma non solo, che giravano con oltre
500.000 di scatti, quindi non è che raggiunta la soglia si rompe immediatamente, però raggiunta la soglia non è più garantita dalla casa madre, quindi siamo in zona rischio di una rottura e soprattutto siamo in zona rischio dal punto di vista della garanzia, nel senso che la garanzia decade. Ovviamente se io compro una fotocamera e faccio 70.000 scatti e al 70.000 scatto mi si rompe l'otturatore, io la porto in garanzia ed è in garanzia perché siamo sotto i 150.000. Se io porto una camera in garanzia che ha 700.000 scatti, non è in garanzia, quindi vuol dire che qualunque modifica, qualunque riparazione me la dovrò pagare e costa anche caro. Per questo il numero di otturazioni è molto importante, perché determina il prezzo. Se io ti sto dando una candela che è quasi intera, ti farò pagare quasi il prezzo intero, ma se io ti sto dando una candela piccola così che è bruciata quasi tutta, il prezzo dovrà andare di conseguenza. Per cui fatevi dire il numero di otturazioni del corpo che state acquistando, perché serve per determinare il prezzo. Non fatevi vendere a prezzo quasi pieno una cosa che ha 120.000 scatti, perché vi stanno fregando. Che poi non significa che quel prodotto non funzioni, e non significa che quel prodotto non potrebbe durarvi per tutta la vostra vita, perché è anche possibile che vi duri in eterno, però il punto è che ve lo stanno facendo pagare troppo rispetto agli standard che vanno seguiti. Altre cose da controllare: gli sportelli. Questo è molto molto importante, bisogna verificare che sportelli delle memory card, sportelli delle batterie e le prese varie, quindi l'ingresso cuffie, l'ingresso HDMI, l'ingresso USB se presente, devono essere in perfetto stato. Ovviamente se vi vendono una fotocamera con gli ingressi sbelinati e voi la comprate senza controllare, poi un bel momento dite: ah, che bello, però potrei attaccare un monitor esterno. Ah no, l'ingresso è rotto e io non avevo controllato. Quindi controllatele queste cose, controllate proprio lo stato anche, perché si vede dall'usura, si vede come è stato trattato un corpo macchina. Se è pieno di segni, se è pieno di botte, se è pieno di lividi, di cicatrici, diciamo che può essere indice del fatto che non sia stata trattata proprio bene, e potrebbero essere colpi superficiali, ma potrebbero aver intaccato qualcosa anche internamente, quindi pensiamoci. Altra cosa da verificare, ovviamente, bottoni e ghiere, quindi bisogna controllare ogni singolo bottone, purtroppo, perché noi non sappiamo come mai il proprietario sta vendendo quella fotocamera. Magari la sta vendendo perché si è rotto il bottone della messa a fuoco, chi lo sa. Quindi li dobbiamo proprio controllare tutti. Dobbiamo controllare l'otturatore, se focheggia bene, se scatta bene. Dobbiamo anche ascoltare il rumore dello scatto per cercare di capire in che stato è lo shutter, perché se fa un rumore bruttissimo e c'ha 120.000 scatti dichiarati, forse non è proprio l'acquisto migliore che possiamo fare. Andiamo a verificare anche il corretto funzionamento della hot shoe, quindi andiamo a mettere magari un flash esterno e vediamo se il collegamento funziona a dovere. Andiamo a vedere se il bottone di rilascio dell'obiettivo funziona a dovere. Andiamo a vedere se gli innesti funzionano a dovere. Quindi andiamo a provare a innestare un obiettivo, vediamo se scorre come dovrebbe, vediamo se la messa a fuoco è fluida, proviamo a togliere e rimettere l'obiettivo e ripetere l'operazione, perché alcuni corpi macchina presentano problemi con alcuni obiettivi ma solo in un secondo momento. In realtà buona norma sarebbe provare più di un obiettivo su quel corpo macchina, perché può darsi che con un obiettivo che ci siamo portati funzioni bene e con gli altri che abbiamo a casa invece crei dei problemi, quindi bisognerebbe fare il test con più di un obiettivo. Sempre verificare lo stato di pulizia di specchio e sensore, quindi andare a vedere che non ci sia polvere dentro, perché ragazzi è banalissimo, se io che vi voglio vendere una cosa ho fatto la revisione o l'ho pulita io, se è per quello, se l'ho pulita bene, però diciamo che non ci fidiamo, perché c'è chi la sa pulire e c'è chi non la sa pulire. Quindi diciamo che se io che vi voglio vendere una cosa ho fatto la revisione, l'ho fatta sistemare, pulire, eccetera, eccetera, vi diamo in mano un prodotto revisionato da me, io ho speso, che costa quella roba, costa 250 se non di più ormai, far revisionare un corpo macchina. Se io vi sto vendendo un corpo macchina revisionato, è un discorso. È come se voi non steste pagando la revisione. Se io vi do un corpo macchina non revisionato, anche che ve lo faccio pagare di meno, voi sapete che dovete spendere minimo 300 euro per farvela mettere a posto e ve la tengono via 2 settimane. Quindi metteteci dentro anche questo nell'acquisto, quando uno vi dice che non è revisionata e che quindi è sporca da fare schifo. Metteteci dentro che sono 300 euro in più e state 2 settimane senza la vostra macchina. Altre cose da verificare, mi vengono in mente adesso, molto importanti, sono lo stato della vite, che se volete usare la camera su un treppiede la vite deve essere perfetta, quindi lì non sono ammessi sgarri ovviamente. Se volete rigarla, fare qualsiasi cosa, la vite deve essere in stato perfetto. Altra cosa, se presente il beam di assist per la messa a fuoco deve funzionare correttamente, deve essere pulito, non devono esserci incrostazioni di alcun tipo e deve aiutare correttamente la messa a fuoco. Lo stato della tracolla, anche quello
Allora, a me della tracolla non frega niente, magari a voi sì, magari a voi no, però il punto è verificate anche lo stato della tracolla perché lo stato della tracolla può essere una cosa su cui fare leva magari per trattare sul prezzo. Uno potrebbe dire te la do per 900 euro, dici sì, guarda, però la tracolla è in pessimo stato, facciamo 840, ci puoi provare, quanto quello ti dice di no, soprattutto se sono io, però uno ci può provare. Stato della tracolla che è una cosa, mentre lo stato delle maniglie sulla camera per attaccare la tracolla è un'altra cosa. Se la tracolla non è in buono stato, è un conto. Se le maniglie per attaccare la tracolla non sono in buono stato, è lì non va bene. Ovviamente bisogna anche controllare gli innesti della memory card e della batteria. Bisogna provare a inserire batteria e memory card e vedere se funziona tutto correttamente. Io su un corpo che ho acquistato usato ho problemi con la memory card e l'avevo anche controllata, quindi non ti mette completamente al riparo. Però sulla mia 5D Mark II che io ho acquistato usata, è l'unica cosa che ho acquistato usata. Quando io infilo la memory card, a volte non me la legge. Quindi a volte devo tirarla fuori e rimetterla, spegnere, tirar fuori e rimettere, ancora non la legge, spegnere, tirar fuori e rimettere. Questo perché? Perché è usata e chissà il proprietario precedente come l'ha trattata. Magari cacciava dentro la memory card troppo forte, magari ci ha fatto entrare dell'umidità, magari l'ha lasciata aperta in un prato tutta la notte. Chi lo sa? Io non lo so. E quindi ci si trova con qualcosa che performa meno bene. È sempre così, perché comunque è una candela che ha già bruciato parte della sua lunghezza. Ovviamente si impara anche a conoscere la strumentazione, per cui io so che faccio accendi, spegni finché non funziona e poi parte. La memory card l'ho comprata nuova di pacca, quindi non è quello il problema, ne ho anche più di una. Ogni tanto non funziona il contatto. È sempre meglio accorgersene prima perché io posso anche acquistarla lo stesso. Però a quel punto è evidente che dico, beh, con questo inconveniente che mi si palesa, è evidente che mi stai facendo uno sconto, dico bene? E queste più o meno sono le cose che mi vengono in mente da verificare su un corpo macchina. Ora passiamo alle lenti. Per quanto riguarda le ottiche, dobbiamo sicuramente andare a controllare che non ci siano segni quantomeno evidenti sul frontale dell'obiettivo e anche sulla parte posteriore. Dobbiamo andare a verificare lo stato della baionetta, lo stato sia in termini di integrità, quindi una buona baionetta. Deve essere, vabbè, intanto dovrebbe essere di metallo e non di plastica, però in ogni caso dovrebbe essere priva di graffi, perché una baionetta graffiata significa che prima o poi potrebbe fare difetto e potrebbe non entrare più nell'innesto. Significa che una baionetta graffiata potrebbe avere dei pezzettini che si staccano, potrebbe avere dei rimasugli, dei residui del graffio che è stato provocato, che poi si staccano e finiscono sullo specchio o peggio ancora sul sensore. Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa. Stato della pulizia, sia del frontale che della baionetta, perché se io ho lì una lente, la lascio su uno scaffale per 10 anni a prendere polvere e poi la metto in vendita su subito.it, tu ti becchi una lente piena di polvere, non è il massimo della vita, perché la polvere quando va dentro in quegli anfratti, dentro in quei meccanismi, non la tiri fuori più e quindi ogni volta che fai uno zoom, ogni volta che fai una focheggiata, ti porti polvere dentro nella lente e quindi comincia a fare rumore e prima o poi arriva dentro nel sensore. Per cui lo stato della pulizia di quello che andiamo ad acquistare è importante, è un fattore. Al di là del fatto che io ho una lente in pessime condizioni igieniche, non la comprerei proprio perché dovrei mandarla in revisione, farmela smontare tutta, farmela pulire, farmela rimandare. A quel punto ho aspettato 3 mesi per riavere indietro la mia lente e l'ho pagata poco meno che comprarla nuova. Quindi a quel punto me la compro nuova. Altra cosa appunto che è essenziale controllare è il rumore della lente, quindi dobbiamo provare le ghiere tenendocele vicino all'orecchio e dobbiamo ascoltarle perché se scorrono bene, quindi senza intoppi, senza fare fatica, se scorrono bene e senza rumori, può essere che siano in buono stato. Se sentiamo dei rumori come se ci fosse qualcosa dentro, se c'è qualcosa dentro che si muove quando la agitiamo, quando la capovolgiamo, se sentiamo pezzettini di roba che si muovono dentro, l'affare è saltato. Questo ovviamente vale sia per la messa a fuoco sia per lo zoom nel caso fosse una lente zoom. Se ci sono rumori di cose dentro, l'affare salta, mi spiace. Altra cosa da controllare è il filetto della vite sul frontale dell'obiettivo, perché io voglio poter mettere dei filtri sopra il mio obiettivo. Quindi se il filetto è danneggiato, o come spesso succede se il frontale della lente è danneggiato, perché attenzione, quando una lente cade, il frontale è la parte più pesante, quindi di solito è il frontale che impatta contro la superficie contro cui va a cadere. Per cui se noi andiamo a vedere e ci sono dei segni, delle tacche di caduta sul frontale dell'obiettivo, lì il filetto per montare i filtri è deformato, per cui lì non si monterà mai più un filtro.
E lì dipende, e se facciamo moda e quindi facciamo le passerelle, magari i filtri non ci servono, ma magari sì, ma invece se facciamo paesaggio e lì i filtri erano indispensabili e una lente in quello stato diventa inutilizzabile. Ovviamente vale anche il discorso al contrario che facevo prima, ovvero noi quella lente dobbiamo provare a innestarla sul nostro corpo su cui la utilizzeremo e andare a provare a focheggiare, fare dei test di focus per vedere sia come performa, sia che rumore fa. Perché se fa un rumore brutto, se mette a fuoco facendo un rumore brutto, io non so se andrei avanti con l'acquisto. Bisognerebbe anche staccarla e rimetterla almeno un paio di volte e ripetere il test, perché sento diverse persone, ma diverse, che mi chiedono consiglio su questa tematica e mi dicono: guarda, una lente che avevo acquistato le prime due volte funzionava, poi dopo un po' ha cominciato a darmi problemi, la fotocamera non rilevava la lente, non riuscivo a manovrare l'otturatore dalla fotocamera perché mancava il collegamento, quindi lì probabilmente è un problema di connessioni sporche, quindi si può andare con uno spray fatto apposta a pulire, a cercare di togliere un po' di ossidazione dai contatti in maniera tale che riprenda a funzionare correttamente, ma è meglio farlo prima di averla acquistata, perché se l'operazione riesce, benissimo, se l'operazione non riesce, ci siamo un po' fatti fregare, perché poi attenzione, io che ti vendo una cosa probabilmente lo so che quello che ti sto vendendo ha un difetto, è per quello che te lo sto vendendo. Cioè i motivi sono due: o ho smesso o sono passato a strumentazione migliore, oppure voglio liberarmi di una cosa che non uso e magari non la uso perché è difettata. Io lo so benissimo, ma non te lo verrò mai a dire, e quindi lo devi capire da solo. Ovviamente facciamo un check anche di tutti i bottoni, le vette, qualunque cosa ci sia sul barilotto della lente, perché ogni lente è diversa. Andiamo sicuramente a controllare autofocus e manual focus che funzioni correttamente, lo switch, andiamo a controllare lo stabilizzatore che funzioni correttamente, lo switch, andiamo a controllare che lo stabilizzatore funzioni. Un buono stabilizzatore dovrebbe essere silenzioso e non dovrebbe essere sostanzialmente percettibile durante l'utilizzo. Io non devo sentire rumori. Se lo stabilizzatore fa rumori evidenti, c'è qualcosa che non va. Non ultima cosa, andiamo a verificare anche il corredo che ci viene dato insieme alla lente, quindi se c'è la scatola originale, se c'è l'imballo originale, questo è da considerarsi un plus. Se c'è tutto in ordine, per cui il paraluce, i tappi per il frontale e per il retro dell'obiettivo, vabbè, quelli dovrebbero essere automatici, però insomma controlliamo che ci sia tutto, che ci sia magari la borsina per riporre l'obiettivo se era presente, che ci sia il manuale di istruzioni, che ci sia la garanzia. Sono tutte cose che poi non usiamo, che però al momento dell'acquisto è meglio se controlliamo che siano disponibili, anche perché non tanto per una questione di utilizzo, ma semplicemente per una questione di contrattazione. Ah, non c'è la scatola originale? Allora non lo so però se li vale tutti quei soldi, cioè si tira sul prezzo a quel punto se manca un pezzo. Ovviamente se dall'altra parte vi trovate meglio vi rispondo: no, ho già calcolato il prezzo sulla base del fatto che manca la scatola, non scendo di una lira, posso aspettare anche tutta la vita, non ho bisogno di venderla oggi, e quindi o quello o niente. Però certe volte invece si riesce a trattare sul prezzo, per cui è bene saperle queste cose. Ovviamente faccio una piccola chiosa su tutto questo: è bene controllare segni di usura di qualunque tipo. In particolare mi ricordo che c'erano alcuni prodotti, alcuni anni fa, adesso non mi risulta ci siano partite di questo tipo in giro, c'erano alcuni prodotti che si scolorivano con l'utilizzo, quindi in particolare mi ricordo alcune fotocamere avevano il grip che da nero diventava grigio e poi addirittura bianco, perché col sudore il nero del grip veniva via. Anche queste sono piccole cose, questa in particolare non compromette assolutamente la funzionalità perché sta solo venendo via un colore. È bruttissimo da vedere, è stata una caduta di stile da parte di chi ha realizzato quei corpi, adesso non voglio fare nomi, era Canon, però insomma diciamo che non comprometteva la funzionalità, era solo una cosa brutta da vedere. Anche quella è una cosa su cui un minimo però si può tirare sul prezzo, così come pure, per essere equo, faccio un esempio negativo anche dall'altra parte. Mi ricordo che Nikon mise sul mercato un corpo macchina che sulla carta era bellissimo, aveva un difetto però intollerabile, ed era la D610, se ricordo bene, un corpo macchina che a me piaceva, anche l'ho anche valutata perché mi piaceva moltissimo la D600. Quando uscì la D610 mi dissi: cavolo, sta qui ha degli upgrade, è proprio figa come corpo macchina, però aveva un difetto devastante. Aveva un qualcosa, non so esattamente cosa, non mi ricordo, però c'era un difetto per cui entrava polvere da sola, cioè entrava polvere, si depositava tutta sullo specchio e sul sensore, per cui un corpo macchina assolutamente azzoppato in partenza, cioè io non posso permettermi che entri polvere da sola. La camera dovrebbe essere tropicalizzata e blindata, invece c'ho un deposito continuo di polvere sul sensore, infatti fu ritirata dal mercato. Succedono queste cose, è anche bene andare a informarsi sul modello che si sta acquistando prima di fare l'acquisto, perché se compriamo una sola nuova
ci hanno fregato, non potevamo saperlo, ma se compriamo una sola usata, cavolo, ci hanno fregato due volte. Molto bene, io credo di avervi detto tutto quello che io controllerei su un acquisto per quanto riguarda l'usato. Come avrete potuto capire un po' dal mood di questo video, io non sono molto incline all'usato, ma per un motivo semplicissimo. Se voi fate i conti banalmente, nel momento in cui io vado a comprare un oggetto usato, io lo sto pagando probabilmente la metà o un pochettino di più. Però quel prodotto non mi durerà così tanto, mi durerà la metà o un pochettino di meno. Questo nella maggior parte dei casi, per cui io sto perdendo soldi in realtà, con le dovute eccezioni in realtà, perché ripeto, ci sono prodotti che durano tantissimo. Vi faccio un esempio: io ho acquistato la 5D Mark II usata, aveva 70.000 scatti e l'ho pagata 900 euro, per cui io l'ho pagata esattamente la metà e quella fotocamera ha esattamente la metà della vita dichiarata dalla casa madre, che è 150.000 scatti. Questo significa che nel momento in cui io arrivo a 150.000 scatti, potenzialmente sono arrivato al termine della vita della fotocamera, mi durerà di più quasi certamente, con una serie di inconvenienti, garantito al limone, perché c'è la memory card che ogni tanto non viene letta, il sensore era sporchissimo, l'ho dovuto pulire io, quindi diciamo che chi me l'ha venduta si è risparmiato 250-300 euro di manutenzione sulla fotocamera e me l'ha venduta in condizioni proprio non ottimali. Tenendo conto di questo, è come se io quella macchina l'avessi pagata 1200-1300, e quindi a questo punto capite che 1200-1300 per avere metà della sua vita contro 2000 per avere la sua vita intera, a quel punto me la prendevo nuova. Lo so, a volte non ce la si fa, a volte i costi sono proibitivi, a volte si cerca di... Però il consiglio che vi do io è di non farlo, ragazzi, ma per un motivo: se non potete permettervelo, probabilmente non vi serve. Prendete qualcosa di un pochettino più giù, partite da un livello un pochettino più base e guardate che si può fare, perché state parlando con uno che ha cominciato a guadagnare con una PowerShot G15. Quindi io ho cominciato a guadagnare dei soldi con una compatta e con quella compatta ho guadagnato quello che mi serviva per acquistare una strumentazione più progredita. Quindi si può fare. Ovviamente sono step, io non ho preso la G15 pensando questa sarà la mia macchina per tutta la vita, ho preso la G15 pensando è una buona macchina, l'ho presa nuova e l'ho presa pensando con questa cerco di fare del mio meglio. È andata così bene che con quella mi sono potuto comprare tante altre cose. Il concetto secondo me deve essere lo stesso: se siamo professionisti compriamo quello che ci possiamo permettere, perché se non guadagniamo una cifra sufficiente per permetterci un certo tipo di strumentazione è inutile che la acquistiamo. Mentre se siamo amatori, vabbè ragazzi, io qui distingo due macro categorie di amatori: gli amatori ricchi, se siamo degli amatori ricchi, ne conosco, se siamo degli amatori ricchi spendiamo 9.000 euro e ci prendiamo il top di gamma, ne conosco tanti che lo fanno, però lì è un discorso, me lo posso permettere, lo faccio. Se non siamo amatori ricchi, lì è inutile svenarsi per prendere una cosa con cui poi giochiamo, cioè giochiamo anche con una cosa che costa di meno, meno io la penso così. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Abbiamo già parlato di usato su questo canale, ma qui stiamo parlando in realtà su cose da controllare, per cui direi non aprirei tanto un dibattito sull'usato sì o l'usato no in questo contesto, andrei piuttosto a vedere se avete avuto delle fregature, se invece vi siete trovati bene e soprattutto se ci sono delle cose da controllare sull'usato che io non sto controllando o comunque che non vi ho riportato in questo video. Fatemi sapere se ci sono delle cose in più che secondo voi è essenziale controllare. Vi ricordo nuovamente che potete sostenere il canale con un like o con l'iscrizione, attivando anche la campanella se avete trovato qualcosa di vostro interesse. E signori, io vi do appuntamento al prossimo video.